Il ministro ha proposto nelle ultime 2 settimane un esame tradizionale, tra molte virgolette, tornando cioè a una maturità pre-Covid. E mentre noi e anche in realtà il ministero stesso a inizio gennaio volevamo una maturità che si incentrasse più sul percorso personale dei ragazzi e delle ragazze, quindi senza la seconda prova scritta e con un colloquio orale che si basasse sulla tesina. Noi vorremmo un esame orale non perché non abbiamo voglia di fare nulla, ma perché siamo consapevoli dei nostri strumenti e soprattutto che la scuola italiana e il sistema di istruzione hanno avuto molti problemi e ci sono dei responsabili per questi problemi negli ultimi 3 anni scolastici. Noi vogliamo un esame incentrato sul percorso dei ragazzi e delle ragazze con un elaborato, appunto la tesina, costruito nei prossimi mesi insieme al corpo docenti per arrivare alla discussione durante l'esame e valutare effettivamente la crescita dei ragazzi e delle ragazze. Noi non siamo d'accordo nel fatto di aver introdotto la prima e la seconda prova perché non sono pertinenti a quello che è stato il nostro percorso e soprattutto una modalità di esame che giudica soltanto quante nozioni sappiamo, non lascia spazio a noi studenti per tutte le volte che ci è stato sottratto durante il periodo della pandemia. Quindi una reintroduzione di un esame come un maxi orale, come quello che si è svolto anche durante le 2 annate precedenti a quella di quest'anno per le classi del 2002 e del 2001, che permetterebbe agli studenti e le studentesse di esprimere le proprie analisi nei confronti del mondo che lo circonda e lasciare più spazio a quella che è la loro esperienza personale di tutto questo periodo. Credo che non sia assolutamente il modo di preparare gli studenti. Noi non siamo pronti per un esame con 2 scritti. Il tema di maturità va bene perché è un simbolo e comunque noi dobbiamo essere preparati a scrivere, però la seconda prova è troppo presto per la preparazione che abbiamo avuto. Noi proponiamo di togliere la seconda prova perché l'ultima iniziativa del fatto di valutarla meno, a mio parere, non è il modo di svolgere un esame. Noi dobbiamo essere valutati esattamente per quello che facciamo, quindi non si può valutare meno una cosa. Se si vuole valutare meno significa che non è giusta. Le persone, i ragazzi, i giovani che soffrono di disturbi mentali come ansia e depressione. Tutto ciò non è accettabile, non è possibile, sono numeri raccapriccianti. Non solo, sono i numeri che dipingono la nostra scuola, perché per quanto assurdi, per quanto raccapriccianti, dipingono il sistema scolastico in cui viviamo. Ed è ancora più inaccettabile che la prima cosa a cui pensa il governo, a cui pensa questo ministero, questo ministro, dopo tutto ciò, dopo 3 anni di didattica, di didattica a singhiozzo, dove se un professore si ammala di Covid e tu salta 1 mese delle sue lezioni, la priorità sia reinserire l'esame di maturità. Come associazione studentesca chiediamo da tempo e a breve continueremo a chiedere che esista una proposta di legge che parli dello psicologo di base e soprattutto degli sportelli di assistenza psicologica nelle scuole.